Bonatti aveva anche pensato al tiro, poi l'apertura verso Alessandro, palla morbida, Mandžukić sponda in mezzo, Higuaín sotto verso Sturaro, in mezzo il buco di José Mauri, Cuadrado, palla sul destro, Cuadrado, deviazione e poi a un passo dall'1-0, in posizione sospetta ma credo alla fine regolare, Mandžukić, attenzione a Dani Alves, la battuta dentro, colpo di testa di Mandžukić col pallone che finisce largo sul secondo palo. Lugani Bonucci, occhio alla mazzata da parte di Higuaín verso Mandžukić, Suskorunski, Mandžukić murato da Dussey, poi il pallone rimane lì, alla fine Lori, raro che si propone, c'è Mandžukić in mezzo, Higuaín prova a innescare, Mandžukić che ci arriva, palla sulle sinistra, Marchisio è lui che riceve, pallone morbido, secondo palo a cercare Sturaro con Mandžukić sempre in quella zona, Sturaro prova, vogliono il calcio di rigore i tifosi della Juve, poi Pjanic sul fondo. Toscana con tre pareggi e due sconfitte, attenzione perché il Canturi ha servito a José Mauri e c'è la risposta di Neto. Cuadrado prova il cross in mezzo e poi il pallone finisce in rete, 1-0, credo già col colpo di testa di Mandžukić che poi comunque ha toccato, 1-0 Juve al 52esimo. Sì, molto bravo qui Mandžukić che spesso arriva stanco, poco lucido nelle conclusioni finali qui... altro appoggio per Marilungo dentro, attenzione El Catturi, occasione Empoli, Mandžukić preferisce andare da solo ma viene in forza Mandžukić, gran palla, Sturaro prova, conclusione alta, Mandžukić adesso sta benissimo di troppo larga, non sulla linea di corsa e questo ha messo in difficoltà Cuadrado. Prova un elastico, palla buona per Dani Alves in mezzo, Alessandro si coordina ed è 2-0 Juve. 2-0 Juve con Alessandro al minuto 19, la mette in cassaforte lui. Ancora una volta su un'iniziativa di Cuadrado sul settore di destra, poi la palla è andata a Dani Alves ma è ritornata. Cuadrado fino in fondo per cercare Dybala, quindi Pjanic, Skorupski, Higuaín e poi il tocco, fuori gioco, tutto fermo. Non è neanche un gol.